Benvenuto alla conferenza stampa odierna, si prega i giornalisti di usare il microfono, grazie. Buongiorno, mister Paolo Grossi del Tele Parma. Nell'ultima partita il Parma si è schierato in modo diverso rispetto alle altre volte con un centrocampo a tre. Cos'è che la fa decidere in un senso o nell'altro? I giocatori che vuole schierare, l'avversario? Ma un po' tutte le cose, anche come vedo in settimana, un po' le risposte da parte della squadra, dei giocatori, in funzione anche degli eventuali infortuni, delle mancanze di qualcuno rispetto alla partita precedente. Quindi sono un po' tutte queste considerazioni che messe insieme poi fanno venire fuori un po' un ragionamento diverso da quello che può essere l'impostazione tattica precedente. È su usanza andare avanti con almeno un paio di sistemi attuabili proprio così semplicemente, o averne di più, o sposarne uno e cercare poi. No, direi che sono abbastanza aperto in questo senso. Abbiamo giocato prevalentemente da quando sono arrivato con la difesa 3, c'è stata l'occasione al secondo tempo a Catania dove abbiamo giocato con la difesa 4. Chiaro che poi strada facendo qualcosa può anche modificarsi con le due mezze punte rispetto all'attaccante centrale, oppure con i due attaccanti, oppure con i tre attaccanti, però questo viene influenzato un po' da quello che è anche l'andamento della gara, però mi piace che i giocatori abbiano, come dire, un'infarinatura un po' generale su tre o quattro sistemi diversi, in modo che strada facendo, se capita la necessità, già hanno le conoscenze adeguate. Noi quando l'arrivo di Giovinco a Parma coinciso con il periodo di Marino e si giocava 4-3-3, quindi lì giocava come attaccante esterno, lo ha rifatto un po' con lei, con Colomba giocava come seconda punta, l'altro giorno ha giocato vicino a Flocca. La nostra situazione in questo periodo, sarà un caso, lo dirà anche lei, è che lui tende a esprimersi meglio e più da attaccante se si gioca in due davanti. C'è un perché, solo un caso. No, credo che lui lo possa fare benissimo in entrambi i modi. Con me non ha mai giocato da punta esterna, ma ha giocato da mezza punta, quindi più accentrato. E questo credo che possa, come dire, limitarlo meno o concedergli più possibilità di spaziare sul fronte d'attacco. È chiaro che poi diventa importante, giocando con quel modulo, avere una certa sintonia, una certa collaborazione con i compagni di reparto, che è l'altra mezza punta soprattutto, e con l'attaccante che si trova davanti, perché questi scambi continui di posizioni diventano molto produttivi nel momento in cui tu li sai fare bene, adeguandoti un po' a quelli che sono i movimenti dei compagni. Se non li fai bene diventano un po' controproducenti e ti chiudono gli spazi e quindi ti condizionano. E questo lo puoi ottenere solo con un po' giocando, quindi provandoci. Questo ragionamento mi fa immediatamente venire in mente una domanda su Biagnani. Questo è un giocatore che negli anni è cresciuto, ne abbiamo avuto anche 2 stagioni fa, poi è passato dall'Inter a Sampdoria, è ritornato, è più maturo e anche più concreto di prima, però ha ancora determinati limiti su cui sicuramente ci sarà da lavorare, soprattutto mi pare sul piano tattico. Ma lui si deve convincere prima di tutto della sua potenzialità, di quello che la sua fisicità anche gli consente di fare, perché indubbiamente rientra nella schiera di quei giocatori che dal punto di vista delle qualità prettamente atletiche è al di sopra della media. E lui deve crederci molto di più, non deve avere paura, spaventarsi di faticare o di provarci in maniera più continua. Nel momento in cui riuscirà ad avere meno freni da questo punto di vista qui, secondo me riuscirà a tenersi ancora su dei livelli superiori. A volte dà la sensazione di essere un po' condizionato, che tenda un po' a come dire, risparmiarsi in determinati momenti. Questo secondo me diventa per lui un freno in più, perché lui è uno di quei giocatori che entra nella schiera, quei giocatori che più è sollecitato, più entra in maniera continua nel gioco e automaticamente si ricarica. E quindi questo è un po' un limite che ancora in certe frangenti ha e che deve anche crescere e migliorare. Nel girone di vacanza che ha avuto, ecco, come l'ha trascorso, come si è aggiornato, cosa ha visto e quello che mi stava a sapere è se ha intravisto, io adesso penso a Luis Enrique, ma qualche novità nel campionato italiano, qualche cosa di Per nuovo. vedere le novità bisogna vedere come l'allenatore lavora, giudicarlo solo per quello che poi si vede in campo diventa facile dire voglio avere una squadra come Barcellona, no?
quindi bisogna vedere come bacino lavora, per far questo devi andare 15 giorni, vedere, frequentarli e aggiornarti in questo senso. Io l'ho fatto un po', andavo in giro e mi piace, se devo farlo, non tanto andare a vedere la partita in sé, ma vedere quella che è la preparazione della partita, quindi una settimana quantomeno di lavoro, credo in quel senso, se no diventa secondo me difficile poter apprendere e capire qualcosa in termini di novità, di soluzioni diverse, di concezioni diverse, anche come impostazione del lavoro. Quindi sfido chiunque, quelli che dicono vado a vedere la partita per prima ore del giornale, per la giornata devi andare a seguire gli allenamenti e settimane. C'è apertura per gli allenatori? C'è disponibile? Le volte che mi è successo di andare non ho mai avuto particolari problemi, poi dopo c'è chi magari è un po' più geloso, però insomma io trovo abbastanza sciocco, anzi quando a volte si sente dire che c'è qualcuno che ha qualche spia, che si intrufola, manda, basterebbe che lo dicesse, magari li facciamo anche entrare senza avere troppi problemi, perché insomma diventa poi antipatico, secondo me, vedere uno che di nascosto fa le cose, insomma, è un po' riduttivo e limitativo. Giornata Beretti Radio Bruno, visto un'altra giornata un po' difficile, un'altra settimana un po' difficile, insomma, per la preparazione. L'inizio è il migliore, però quello che mi spaventa, soprattutto arrivando in fondo alla settimana, perché dicono che venerdì e sabato ci potrebbe essere una preoccupazione importante con bufera di neve, e questo un po' mi preoccupa. Oggi riusciremo ancora una volta, grazie al lavoro dello staff qui di Collecchio, che riescono a dare una manutenzione importante ai campi e quindi avere la disponibilità ancora del campo sintetico, però è chiaro che questo condiziona un po', però insomma, bisogna fare le necessità, c'è poco da fare. Volevo fare una domanda, anzi tre domande in una sul centrocampo. Prima di tutto, come ha valutato la partita di Mariga, le condizioni di Galloppa e poi il cambio, volevo chiedere, il cambio con, cioè praticamente con Modesto, esatto, che sono entrati due giocatori di fascia, è stata una scelta tattica oppure obbligata per via dei gol? No, partendo dall'ultima non era assolutamente obbligata, ci potevano essere anche altre possibilità, eravamo veramente all'inizio della gara, quindi mi era venuta una mezza idea di proporre qualcosa di ancora più offensivo, però il campo aiutava anche poco, quindi quello che magari dal punto di vista della capacità tecnica e quindi una proposta più offensiva poteva essere fatto, veniva secondo me condizionato da quelle che erano le condizioni del campo, del terreno di gioco, allora ho optato per questa soluzione. Galloppa ha un problemino muscolare, quindi adesso l'ho valutato nei prossimi giorni, però credo che qualcosa in termini di tempo ci vorranno prima che lo riabbiamo a disposizione. E la terza domanda era Mariga, ma no, direi che il suo inserimento è stato buono, direi che uno degli aspetti che non abbiamo fatto nella maniera giusta, come mi piacerebbe ancora fare meglio, è quello di essere più bravi nella gestione della palla, e quindi in questo anche avere sempre a disposizione un giocatore che sappia riceverla per riuscire anche a cambiare fronte e andare sul lato opposto. Noi questo ancora non ce l'abbiamo, lo facciamo poco e questo ci limita parecchie opportunità.